Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Finalmente riesco a registrare un video dopo 4 settimane. Scusatemi se ultimamente i miei video, tra un video e l'altro c'è un'attesa sempre lunghissima, ma ultimamente non so gestire il tempo. Cioè, non so se è un mio problema o siete in tante come me ad avere questo problema. Le giornate sembrano cortissime, sempre tutto molto frenetico, caotico, casa, famiglia, lavoro, un bordello. Cioè, io solo adesso riesco a registrare un video. Cioè, è un problema questo. Prendersi del tempo per se stessi è un problema. Comunque, niente, bando alle ciance, adesso sono qui. Vi registro questo unboxing. Come avete letto dal titolo, è appunto un unboxing in collaborazione con il sito Panda All Select. Se non lo conoscete, adesso vi mostro un po' il sito e poi vi mostro cosa ho scelto in collaborazione. Allora, prendo il mio fidato cellulare e vi mostro appunto il sito. Ovviamente nell'info box vi lascio sia il link del sito, il link dei prodotti che ho scelto e anche il codice sconto, perché mi hanno fornito un codice sconto sia per me e sia anche per voi che siete iscritti al mio canale, che è appunto Miss Giulia, uguale, cioè come il nome del mio canale, scritto con due A. Ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione. Questo è appunto il sito Panda All Select, è pieno zeppo di materiale creativo, davvero c'è un miliardo di cose. Infatti, per scegliere il materiale che adesso tra un po' vi mostro, ci sono stata un bel po' di settimane, perché è tutto una categoria più sottocategorie, quindi è un magico mondo fatato. Quindi aspettate, vi traduco la pagina così vi mostro tutte le varie categorie o alcune. Come vedete qui in alto c'è appunto le varie categorie, le categorie appunto di perline. Le perline ci sono sottocategorie, vedete, di acriliche, resina, strass, ci sono perline di pietre preziose, perline in vetro, perline di legno, perline in stile tibetano, perline di zirconi, cioè. Ve l'ho detto, una categoria, poi ci sono un miliardo di sottocategorie e ovviamente ogni categoria ha tantissimi prodotti da spulciare, guardare e così via. Poi, come vedete, qui c'è i risultati dei gioielli. Qui appunto ci sono. Aspettate che sia aperto anche. Vi ritraduco di nuovo la pagina perché io con l'inglese, lo sapete, sono una ciuccia e sono un asino. Come vedete qua ci sono le coppette, gli stanziatori, i cabochon, le impostazioni appunto per cabochon, tipo i vari elementi per poter aggiungere il cabochon, ci sono appunto le catene, i moschettoni, poi monachelle, poi ovviamente nella categoria per quanto riguarda le monachelle si apre, ci sono altre sottocategorie, tipo ci sono gli orecchini a cerchio, quelli lì fatti appunto a perno con gli zirconi, oppure quelli semplici, quelli con soltanto vedete, vi provo a ingrandire, tipo con la clip, ci sono poi quelli lì a uncino, quelli invece che sono che si chiudono a cerchio, cioè ci sono un miliardo di categorie e sottocategorie perché si va avanti. E poi un'altra cosa. Per quanto riguarda le categorie e sottocategorie, se non volete spulciare ogni singola categoria, qui a lato c'è la possibilità, aspettate sempre se riesco, ecco qua, qui a lato c'è sempre la possibilità di scegliere appunto quello che cercate, tipo il tipo di materiale, oppure anche un colore in particolare, oppure se cercate una perlina di una dimensione precisa, oppure di un colore, oppure anche il foro della perlina, se ha un foro grande o un piccolo, quindi avere la possibilità di andare a fare una ricerca approfondita di quello che vi occorre, oppure anche per quanto riguarda il colore del metallo, oppure anche se cercate come me soltanto il metallo che è appunto in acciaio chirurgico, quindi fare una ricerca con
con questi requisiti, ecco, se non volete appunto andare a spulciare tutte le categorie. Io ovviamente le ho spulciate perché sono curiosa come una scimmia, quindi sono andata a spulciare tutte le varie categorie, tutte le varie sottocategorie, poi ho scelto i prodotti che adesso vi illustro. Poi un'altra cosa, potete anche fare una ricerca per in base anche alla marca, cioè un brand. I brand presenti su Pandora Select ne sono tantissimi, come vedete c'è Benecreate, c'è anche Craspire, Holycraft, Envize, ci sono davvero tantissimi brand che io conosco, che già ho testato e provato i loro prodotti, e quindi guardando questo ho deciso anche di collaborare con loro. Se non sapete appunto l'inglese come me, qui in alto, aspettate che allargo, qui in alto dove c'è scritto contattata c'è anche l'opzione di cambiare la lingua e impostarla in italiano, e potete anche già impostare, per quanto riguarda la valuta, già l'euro. Vedete? Quindi davvero semplicissimo, intuitivo e semplicissimo. Basta soltanto stare lì ore e ore e ore, ore a spulciare e perdere tempo così in questo mondo fatato. Niente, queste erano tutte le varie categorie e sottocategorie. Poi ovviamente vi lascio il link nell'info box, così potete andare a guardare tutto minuziosamente. E adesso vi mostro cosa ho scelto appunto dal sito. Rieccomi, allora i prodotti sono arrivati all'incirca in 10 giorni lavorativi. Questa è la packing list con i prodotti che ho scelto appunto dal sito, tra cui un kit e poi tre prodotti singoli. Vi mostro prima i prodotti singoli. Allora, ho scelto questo primo prodotto. Questo è il codice, e ovviamente era tutto bello sigillato, impostato. C'era appunto questo in questo modo. Io ovviamente sono curiosa. Tra l'altro, questi orecchini li ho anche testati, li indosso anche adesso. Ce l'ho su da 4 giorni. Sì, da 4 giorni, e non l'ho mai tolti. Ed eccoli qua. Sono davvero belli in acciaio, tengono tantissimo, infatti non li tolgo neanche per andare a dormire, ce l'ho su da 4 giorni fissi. E all'interno ci sono diverse dimensioni, ci sono due dimensioni per coppia, ed eccoli qua. Io ovviamente indosso questa dimensione qui, ci sono quelli piccoli e quelli un po' più grandi. Sono in acciaio, sono tutti quanti, io li ho controllati uno a uno, le chiusure sono belle, perfette, si chiudono bene e sono anche leggeri. Ovviamente io impazzisco per gli orecchini a cerchio, ovviamente chi mi segue da tanto tempo sa che ho questa fissa, e appena li ho visti sul sito me ne sono innamorata e quindi ho detto perché no. Tra l'altro questi qui me li immagino anche con una bella perla grande in acqua dolce e con una coppetta particolare, quindi credo che prossimamente a questi un po' più grandicelli, o anche questi più piccolini, metterò appunto questa perla come elemento decorativo. E quindi questo era il primo prodotto che ho scelto da Pandol Select, i miei amati cerchi in acciaio, e questo è il codice. Poi, sempre in acciaio, ho preso quest'altro prodotto. Era da tempo che li cercavo e ho cercato e ho visto appunto questa box. C'è sempre appunto il cartoncino. Ed ecco qui la box. Questa è una box per creare dei bracciali, e all'interno troverete sia già in acciaio, cioè metallo in acciaio, color acciaio, e anche in acciaio in colorazione appunto oro. Ed ecco qua il kit, comprende appunto due bracciali di questo genere qui, che hanno appunto questa chiusura scorsoria, davvero molto molto carini. Su in alto invece ci sono due anellini.
ed eccoli qua. E invece sotto ci sono questi due elementi, queste due ovaline in acciaio dorato. Ovviamente sono presenti due bracciali oro e poi sono presenti anche i link, questi connettori che poi ospiteranno appunto, volendo, il vetrino con un'immagine sotto, oppure anche andare a dipingere questo connettore con la resina oppure anche con i colori della Pebeo, perché no? E poi volendo aggiungere sopra il cabochon appunto di vetro. Oppure pensavo di utilizzare questi bracciali in un altro modo, aggiungendo appunto una creazione fatta in perline, perché no, centrale, e poi questi qui al limite me li conservo per un altro progettino. Tanto non va mai nulla sprecato. E ovviamente nella versione oro c'è anche la versione questa qui in colorazione acciaio, sempre stesso discorso, sempre due bracciali con i rispettivi connettori, ed eccoli qua, e poi ovviamente i vetrini, vedete ce ne sono presenti appunto quattro. Davvero molto carino questa box. Il terzo prodotto che ho scelto è questo stampo, davvero davvero grazioso. Questo è il codice. È uno stampo a forma di faccina di gattino ed è delizioso. Questo stampo serve ovviamente per realizzare le basi in resina per creare cestini o anche borse, perché no? Una borsa a forma di gatto è stupenda. Sicuramente la creerò per me. Lo stampo è davvero molto molto bello, aspettate che lo tolgo dalla busta per farvi vedere anche la consistenza dello stampo, che è bello, aspettate, tolgo questo, ecco qua, è bello spesso, non è come quei classici stampi sottilissimi che appena lo alzi sbrodola la resina ovunque. È bello corposo lo stampo, quindi ottimo. E quindi sono contenta di averlo scelto. E poi vi mostro l'ultimo prodotto, che è un kit sempre adatto per resina barra uncinetto, ed è questo qui. Aspettate che lo tolgo dalla busta perché è enorme. Ecco qui, questo kit, questo qua è il codice, eccolo qua. Questo kit comprende un bel po' di cosine. Allora, all'interno di questo sacchettino sono presenti le varie pipette, i salvavita, questi gancetti per realizzare appunto una borsa, poi ci sono gli aghi in plastica con la cruna abbastanza grande per poter inserire appunto la fettuccia. Queste, non mi viene il nome, però avete capito, tipo la stecchetta del gelato in legno, e poi queste qui in plastica, sempre per girare e miscelare la resina, sono davvero comode. E poi qui ci sono anche un bel po' di pipette, che queste non so mai come utilizzarle, infatti in soffitta ho la scorta di pipette, al limite per cambiare colore, per andare a prendere, prelevare piccole gocce di resina, per poter fare effetti particolari con la resina. Poi all'interno del kit c'è un dosatore in silicone, è presente anche una catena con i relativi moschettoni appunto per creare la borsa. La catena è anche abbastanza lunga. E oltre alla catena, aspettate che la rimetto di nuovo nel sacchettino, è presente anche il manico di perle in plastica con i moschettoni. Eccolo qua.
E poi ovviamente è presente il cordino, la fettuccia bellissima, tutta bella colorata con varie sfumature dal fucsia al giallo a questa sorta di verde acqua, davvero molto molto bello. E poi ovviamente è presente lo stampo, in questo caso sempre sempre bello corposo come il gattino che vi mostravo prima, ed eccolo qua. E volendo potrei anche realizzare la borsa direttamente con lo stampo del gattino, non lo so cosa vi interessa più, un cestino gattoso oppure una borsa con lo stampo a forma di gatto. Scrivetemelo nei commenti, aspetto i vostri commenti. E ovviamente potrei anche realizzarlo con la base tonda e verrebbe sempre una borsa molto molto carina, o anche un cestino come vi dicevo prima. Niente, io aspetto di leggere i vostri commenti su tutti i prodotti che ho scelto. Avete mai acquistato da Pandora Select? Ditemi le vostre esperienze, le vostre recensioni qui nei commenti. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Un bacio, ciao!